film di diploma e il film di fine corso. È un film, è un cortometraggio animato, possibilmente con le tecniche, gli stili e gli intenti, i generi più diversi. Insomma, si cerca di stimolare questo negli studenti a praticare l'animazione con un linguaggio libero il più possibile, fermo restando che si tratta anche di acquisire e di mettere in pratica, soprattutto nel film di diploma, delle competenze anche tecniche abbastanza specifiche, quindi c'è una formazione tecnica. Dunque, le basi sono di aver seguito il corso, che dura 3 anni e che nei primi 2 anni dà una serie di esperienze, di conoscenze e spero di competenze per ideare, sviluppare, produrre un film d'animazione. Beh, gli sbocchi sono nel settore sostanzialmente della produzione di film d'animazione, quindi lungometraggio o serie televisiva oppure comunicazione pubblicitaria, comunicazione d'impresa. C'è una piccola fetta anche che lavora nel settore dei games, dei videogiochi, ma la più parte dei diplomati lavora effettivamente nella produzione di serie televisive e di lungometraggio, questo a livello europeo. L'Italia al momento non ha una grossa produzione di lungometraggi, ma per esempio in Francia molti ragazzi lavorano anche a lungometraggi. No, l'importante è la consapevolezza reciproca degli obiettivi, questo secondo me è molto interessante, quindi sicuramente la parte di chi ha una formazione per esempio informatica è essenziale nella misura in cui abbia la capacità e la voglia di mettere a disposizione degli artisti degli strumenti adatti, quindi di ascoltare quali sono le esigenze artistiche, cioè la collaborazione è fondamentale. Il punto fondamentale secondo me è proprio creare la comunicazione, che crea poi l'unità dell'obiettivo, no? Fare un bel film, parlare col pubblico.